Carbonetti, SEO di Casta. Siamo assolutamente orgogliosi e partecipi a questa attività in quanto un hashtag che contraddistingue la pallacanestro Forlì, gente che non molla mai, ci corrisponde perfettamente. Quindi lo sport è insegnamento di vita, lo sport è scuola e disciplina, è impegno e dedizione e solo con entusiasmo e passione, come dico io sempre, si può andare avanti e raggiungere grandi obiettivi. La campagna acquisti era già finita, però in realtà, come abbiamo sempre detto, eravamo attenti a poter cogliere opportunità di mercato. Credo che l'inserimento di Danilo faccia parte di questo processo di crescita della nostra società, e per tanti mesi non avremo Tommaso con noi, quindi sicuramente questa è una grande opportunità anche per Danilo per poter continuare quel processo di crescita che ha avuto negli ultimi anni. Quando abbiamo iniziato a parlare col procuratore di Danilo, non era molto entusiasta di mandarlo a Forlì, perché secondo lui non avrebbe avuto minuti importanti, minuti a sufficienza per quanto ne avrebbe bisogno. Io gli ho garantito che se Danilo fosse venuto a Forlì non se ne sarebbe andato. E Danilo è in competizione con tre ragazzi che sono della sua età oppure più giovani di lui. Se lui non si sente all'altezza di competere con pari età, che stia pure dov'è, che noi cercheremo di accusare. Volevo ringraziare tutti per tante belle parole che avete speso per presentarmi e devo dire che sono molto contento e molto orgoglioso di farla parte di questa squadra, perché Forlì è una piazza molto importante del basket italiano e qua i tifosi si sentono e questo non è poco. E qua non so quanti abbonamenti abbiamo fatto quest'anno, però credo che il palazzetto sarà quasi sempre pieno e questo per un giocatore è un valore molto importante. Chiaramente il minutaggio dipende sempre dall'allenatore, dipende da tanti fattori, però io sono pronto e sono disposto di fare il meglio che posso fare.